Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Ghost Runner. Prima di tutto desidero ringraziare i 505 Games, un publisher italiano che mi ha fornito il gioco e mi ha segnalato appunto l'uscita della Complete Edition di questo titolo. Che cos'è la Complete Edition? La Complete Edition costa €39,99 su Steam e comprende tutti i pacchetti cosmetici e il DLC Project L di questo gioco, perché c'è una sorta di prequel che si chiama appunto Project L e lo potrete giocare. Ma che tipo di gioco è? È un gioco che mi ha ricordato per certi aspetti anche meccaniche simili a quelle presenti in ad esempio Super Hot. È una sorta di roguelike a livelli, pieno di azione. È un gioco che comunque va in DirectX 12, quindi vanta anche il DLSS, la sincronizzazione verticale con i monitor Asus e il ray tracing. Lo giochiamo in ray tracing. Ho scelto di non avere aiuti. Poi ve lo faccio vedere, perché vedete, potete selezionare il livello in varie modalità. Ah, prima di tutto, ecco, potete anche giocare corsa contro il tempo, in pratica si chiama corsa mortale, finire i livelli entro un certo tempo, o la modalità ondate. Ma in realtà noi lo iniziamo in modalità normale, lo comincio dall'inizio perché vi voglio far vedere la meccanica di questo titolo. È molto interessante perché ha una narrazione molto leggera, nel senso che c'è questa voce fuori campo che ci parla, ci dice se è ancora vivo, riesce a sentirmi. Ti stanno già cercando, il gioco in italiano, come vedete. Ed è composto da questi, diciamo, livelli scanditi da dei checkpoint. Checkpoint che sono preziosi come l'oro, perché voi camminate, uccidete i nemici, potete fare il... adesso ci spiegherà tutti i tasti. Potete camminare sulle pareti e potrete anche, appunto, vedete, in questo caso io salto e mi corre sul muro e poi salto nuovamente. Avvisato intruso, quindi adesso inizieranno ad arrivare i nemici. Noi continuiamo, ogni salto, ogni zona che finiamo con i nemici, poi è seguita dal checkpoint. In questo caso andiamo verso il nemico e premiamo. Il gioco ci aiuta abbastanza nel colpire i nemici, ma un colpo ci uccide. Un colpo ci riporta nuovamente al checkpoint. È molto interessante perché ho notato che il gioco scivola via, come dobbiamo scivolare in questo momento, premendo il tasto control, vedete, saltiamo fuori, ma il gioco scivola via abbastanza agevolmente perché potete fermarvi in qualsiasi momento dopo aver superato magari una zona. Premere shift mentre ti muovi, scattiamo, in questo caso passiamo direttamente oltre, mentre se siamo in aria premiamo shift il tempo si rallenta e in questo caso riusciamo a prendere l'obiettivo. Ora continuiamo, in questo caso lo usiamo nuovamente e almeno riusciamo ad arrivare lì. In questo caso il proseguire è piuttosto semplice perché dobbiamo andare qui, andare qui, andare lì, in questo caso nuovamente di qua. Ma non è tutto qui, perché adesso arriva veramente il difficile. In questo caso ci spostiamo lateralmente, appunto tenendo premuto shift, e schiviamo il colpo. È per questo che vi ho detto che mi ricorda molto Super Hot. Ora, intanto poi, dicevo, la storia è scandita perché vi parlano, insomma, vi dicono che cosa dovete fare e si va avanti, cioè non ci saranno poi in realtà, e il proseguio dovrebbe darci anche delle abilità. In questo caso vedete, questo pezzo io ci ho messo un po' perché vedete lui continua a spararmi e in questo caso ho fallito. In questo caso devo essere molto più rapido, molto più celere, ma in questo caso continuo a morire. Ci ho messo un bel po' a farlo fuori questo qui. Non devo mai dargli la faccia. Bisogna essere... adesso anche peggio. Bisogna essere più decisi. Ok, però mi hanno ucciso comunque. Quindi abbiamo capito che il fatto di andare avanti così rapidamente... Poi ce n'è un altro, vedete che in questo caso veniamo uccisi di nuovo. Non bisogna mai, mai fermarsi e dargli l'opportunità di spararci. Ok, che in questo caso... Ok, vedete che ha fatto il balzo in avanti. In questo caso c'è il checkpoint, quindi viene segnato che dobbiamo andare avanti. È stata abbastanza estenuante per me la prima volta a questo livello, ma anche adesso, perché
ci ho messo un po' a superarlo. Vedete, va avanti tranquillo, è un gioco che è molto bello graficamente, ha delle ottime recensioni appunto su Steam, adesso gli do il boost e adesso si inizierà nuovamente a far andare le mani e non mollo. Sanno che ti sto parlando. Anche perché poi dà anche una certa soddisfazione poi riuscire a fare le varie mosse. Ok, andiamo. Su questa ambientazione che a me piace molto perché è cyberpunk, la cupola è isolata. Mi guardo sempre intorno perché non so quanti altri ce ne siano. Questo è già visto. E poi sono un pirla io perché muoio. Molto completamente stupido. Però qua mi dava la doppia via. Cioè si poteva andare anche di qua. Sì, perché un'altra peculiarità è che alcuni livelli, alcune cose le potete affrontare magari in un ordine un pochino più congeniale. Infatti vedete che qui io l'avevo preso al contrario e avevo preso il tabellone proprio al contrario, quindi no, bisogna essere veloci. Come ho detto, possiamo andare di lì. Cioè, di qua dobbiamo andare per forza, ma possiamo andare anche di qua. Ecco. E così ce ne saltavamo uno. Credo si presti bene con un pad questo titolo, perché io sto giocando con mouse e tastiera e quello ce lo saltiamo a piè pari. Vedete che ce n'è uno lì, ma non l'abbiamo fatto. Ora, andiamo di qua. Anche di qua. Saltiamo anche da questa parte. Andiamo, 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 andiamo. Speriamo di beccare un checkpoint a breve. Ah, ma siamo di nuovo qui. Perché? Siamo tornati indietro. Vabbè, ho sbagliato il posto probabilmente. Infatti sono tornato davvero indietro adesso, però c'è questo tizio qui che ci uccide e ricominciamo di nuovo da capo. Ok, adesso liberiamoci subito di questo. Ecco, poi vabbè, non è il rage da Dark Souls, però poi iniziate un pochino a capire. È un po' scomodo forse fare la virata con la tastiera con lo shift, però intanto io non guardo, mi guardo in giro. Ok, provo ad andare di qua questa volta e sono un pirla perché muoio di continuo. Adesso vediamo se vado giù. No, ha il tempo di mirare, io invece devo saltare nel momento in cui lui ha sparato. Ok, qui abbiamo capito come fare, come affrontarlo. Adesso, scivolatona, questo è ignaro della nostra presenza, andiamo avanti. Questo ha avuto il tempo di mirare, rimaniamo troppo tempo. Anche qua stessa cosa. Ok. Poi si presterebbe tanto anche con una live questo titolo, questo gioco. Ok. Olè, abbiamo finito. Ce l'abbiamo fatta.
con non poco sforzo. Olè. Mamma mia, che fatica. Tasto E e saliamo. Mamma mia, che sudata. Completato in 8 minuti, siamo morti 25 volte e il bello è che vi dà le classifiche delle minor morti e ho un amico su Steam che è veramente fortissimo, ma ho battuto Falconero. Ottimo. E tra l'altro l'ho finito 4 minuti prima di sempre di Falconero, mi fa molto piacere, è bellissimo questa cosa. Comunque se avete tra le amicizie qualche youtuber famoso potete dire di averli battuti. Manufatti, no, non abbiamo recuperato proprio assolutamente nulla. Continuiamo. Che spettacolo. 8 minuti, eh. Non è proprio semplicissimo con il mouse e tastiera, ma prenderò l'abilità. Ora, spero che tu non soffra di vertigini. Vediamo un po'. Sicuramente mi aveva spiegato qualcosa lì. Ah, premi il tasto destro. Ok, quindi io premo questo. Abbiamo aggiunto una nuova abilità al nostro repertorio, quindi possiamo andare a fare un sacco di cose in più. Adesso sicuramente qua ci sarà qualcosa. Ok, ottimo, molto bene. Allora, lì c'è quello. Ok, lì e non capisco. Passiamo sotto sotto zitti zitti. Mamma mia, ma dà proprio senso di vertigine, eh? Ok, via. Ecco, già abbiamo iniziato con una morte. Morte stupida, tra l'altro. Eccola lì, un'altra ancora. Vedete che loro sparano, ma noi dobbiamo. No, qua Falconeo non lo battiamo. Anche perché non credo sia arrivato a questo livello, ma. Ok. E poi muoio. Ci sarà il modo, credo, più avanti di rinviare i colpi indietro. Uccidono di continuo. Vado di là stavolta. Mi viene voglia di ricominciare il livello per evitare di fare brutte figure, ma. Ok, vai. Peggio, peggio, peggio che il Souls. Rimango troppo statico, probabilmente. Eh sì, in quel momento lì va, bisogna saltare subito. Assolutamente saltare subito. Troppo lento. Eh sì, sempre, sempre quel punto lì. Adesso voglio fare il contrario. Perché poi pian piano ci veniamo avvicinati dalle nuove abilità. No, ma non è possibile, stavo andando benissimo. Vi dà una soddisfazione, un'adrenalina incredibile. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che adrenalina. Trovato questo. Nuovo oggetto acquisito. T, visualizza oggetto. Ah, ok, sono. Ok, qua abbiamo il volantino della propaganda, dove c'è le varie cose. Poi abbiamo l'armeria in cui si potrà andare a sbloccare spade. Abbiamo i guanti, sì, ma poi tutta cosmetica, e i vari DLC, alcuni, cioè tutti tranne Project L, sono cosmetiche. Il codex con tutte le cose che abbiamo trovato e i potenziamenti però non li abbiamo ancora. Non sono ancora sbloccati, quindi andiamo avanti. Adesso dove dobbiamo andare? Di là, credo. Mi sono perso via.
Con questa musica un po' alla Arrivederci. Devo andare a sinistra, a destra, no, non a sinistra, che è più semplice. Mancato. Poi ovviamente potete attivare gli aiuti per rendere il combat più semplice. Ah, quello gliel'ho parato il colpo però comunque. Cazzarola, bisogna stare sempre in movimento. Ok, questo è in campo aperto. Ok, anche questo è andato. Livello minaccia prigioniera molto alto. E mi sa che potrebbe anche peggiorare adesso la storia. Ok, andiamo avanti. Bella sta zona. Adesso magari adesso usciamo, eh. Vediamo. Qua la nuova mano. Prigioniero liberato. Cioè, vi mette un'adrenalina, cioè non è nulla di impossibile, però poi inizierete a sviluppare anche i vostri riflessi, quindi potrebbe essere anche una bella cosa frenetica. Un po' anche alla Doom Eternal, volendo, dove dovete sempre stare sul chi vive. Ma vediamo un'occhiata qui dentro. Vediamo un po' che succede. Ah, ci fa giocare nel cyber vuoto. E ora di dati una sistemata. Comunque puoi parlare qui. Qua stiamo iniziando a parlare noi. Lui è l'architetto. Noi siamo dei ghost runner. Numero 74. Per ora dovrai accontentarti. Il tuo corpo fisico è vulnerabile. Non fermateci, penso io, ricalibrati, ok. Dobbiamo seguire il percorso. Stavo cadendo. E qua è tosto. Ricordo una volta, altre come me, poi una caduta. Ok, iniziamo ad apprendere di più su noi stessi e su dove ci troviamo. Eravate guardie del corpo, pacificatori, giudici. Ma devo andare di là? No, sono partito. Ah no, devo arrivare da lì, quindi mi sa che devo saltare qui. E salto di là. E arrivo qui. Ok, è un po' inquietante sto tizio. Ah, qua sotto un platform così. Va bene. Custode delle chiavi, un po' Matrix anche qua. Ormai sto andando fortissimo. Il problema è leggere nel mentre si fanno tutte queste cose. Sei una IA, sì. La torre d'arma è un grattacielo. Cos'è la torre? La dimora dell'umanità. O qua un po' anche io robot, forse un po'. Come scena, come fotografia. È stata la mia custodia. Ma stanno adorando i creatori. L'architetto. Va bene, andiamo avanti. Lo vendiamo. Ok, questo è un platform a tutti gli effetti con le due piattaforme che si muovono. Ok, bisogna andare di là allora adesso. Per andare sempre più in alto. È diventato tutto, non direi neanche onirico, proprio. È più da, appunto, da cyberpunk. Ok, andremo in alto, salteremo su quella nuova zona lì. Ok, andiamo a prendere anche quello. Posso camminare? Sì. Le persone con i competenti ti hanno reso differente. Non funzioni più come gli altri Ghost Run.
Ah, qualcuno ci ha riparato, si chiamano gli scalatori, ma non ci hanno riparato rendendoci uguali agli altri. Ah, ok. E mo? Ah, di qua. Mi ingannava. Ah, di là. Dobbiamo andare di là? Sì. Cavoli, faccio una gran fatica a capire dove devo andare. Ah, ok. Qua ci hanno liberato l'ascensore. Ok. Scusi. Ok, e andiamo, vai. Aspettate che prendo anche questo. Sono proprio curioso di vedere alla fine di questo livello che punteggio ho ottenuto. Poi magari ci daranno anche il primo punto abilità. Che lo sa. No, il livello va avanti, quindi bisogna correre. È anche stimolante questa cosa del tempo. Bisogna andare su lì, eh. E fa anche un po' da... come si chiama? Talos Principle. Ok, dai che ci diamo una mossa. Ok, uno. Due. Tre. Quattro. Dai, vai. Mamma mia, vengono anche le vertigini, adesso. Dai. Dai, andiamo su. Dovrei imparare un paio di cose. Dobbiamo uccidere questa Mara. Modificare la superstazione. Prima salta. Salto. Ok, tempo 10 minuti. Allora, attenzione. Indy ce l'ha fatta. Meglio rispetto agli amici, cioè ci ha messo 10 minuti 18 battendo tutti, essendo primo tra gli amici, e le morti 21 contro le 40 e le 54 di Falconero. Sono un grandissimo livello completato. Continua. Adesso ovviamente interromperemo qui. Diciamo che il gioco io non ho ancora provato il DLC. Calcolate che se non vi interessa il DLC volete provarlo un pochino per capirlo, acclimatarvi, insomma, che dire. Lo potete provare, diciamo, acquistando il gioco base a €29,99. Se no, €39 prendete il pacchetto completo con tutto, tutti i cosmetici e tutti. È un gioco fatto bene, tecnicamente carino, cioè, bello. Mi è divertito, mi ha fatto anche un po' arrabbiare, mi sono trattenuto. Però carino, interessante. Arrivederci. Ma adesso cosa devo fare? Tra l'altro volevo vedere se pannelli di comunicazione sotto sistemi, il PCS a diversi slot possono essere recuperati in modo di potenziamento. Infatti è questo. Ogni modulo potenziamento che viene applicato sul pannello conferisce il bonus a una caratteristica per potenziare un'abilità. Puoi applicare i moduli di potenziamento seguendo qualsiasi configurazione, puoi riorganizzarli in qualsiasi momento. Sentiti libero di sperimentare. Col migliorare della tua connessione al server vuoto otterrai accesso a moduli più avanzati. Anche il numero degli slot PCS aumenterà. Quindi praticamente che cosa vuol dire? Scatto, carica aggiuntiva, i proiettili colpiti con la spada vengono rispediti. Bellissimo, lo voglio. Ma vuoi vedere che... Ma pensa a te. Posso, ho questo spazio qui con queste e posso incastrarli alla Tetris. Gli oggetti collezionabili sono sulla lato, mi interessa. Lo scatto ottiene una carica aggiuntiva. Contorno dei nemici viene evidenziato. Interessante, così. In pratica adesso io cos'è che ho preso? Quindi abbiamo detto, i proiettili vengono rispediti al mittente e l'altro... Ok, sì, poi adesso effettivamente non so dove devo andare in effetti, ma penso di là, no? Di qua sono arrivato.
si muove subito qua. Raggiungi il sistema centrale, ci sarà qualcosa da fare qua, no? Perché qua non me lo lascia più fare. No, non di neanche. E qua no. Oh, doveva studiarci. Ah, sì, ok. Pirla io. Allora, dove sarà? Uno. Ok, molto interessante questa cosa. Tra l'altro non riesco più a smettere di giocare. Tanto si continua a salire. Ok, siamo arrivati alla fine. No, cavolo, continua a salire. Ok, volevo solo vedere il fatto dei proiettili che vengono spediti al mittente e soprattutto l'aura intorno ai nemici. Volevo solo vedere queste due abilità prima di chiudere. Our goal lies far above, at the core of Dharma City. This means we'll need to get out of the base district. With the chaos the rebels caused, it's going to be troublesome. Ma no! Ma no! Ma non me lo fa fare, perché? Cioè, vuoi vedere che... Questa è tosta, questa è veramente tosta, eh? Quindi... Ah, ma... Ok. Avevo lo scatto in più. No, non l'ho preso quello dello scatto in più. Quindi è bello perché possiamo cambiarlo anche in base alle cose che ci stanno succedendo. Ma che cacchio? Non penso che il gioco abbia previsto che io possa sopravvivere qui. Quindi, vabbè. Dai, l'ultima. Sbagliavo io prima, comunque. Ok. Ok, ho sbloccato. Andiamo. Andiamo e vediamo. 140 metri. Poi non è un gioco dove lootate, dove fate, insomma, è un gioco di abilità. No. No. Otto di nuovo. Ancora. Continuo a sbagliare perché penso di correre, ma in realtà è uno scatto di tipo schivata. E poi sbaglio quella, la mossa lì. Mannaggia. Dice di là, andiamo di là. Via. No, volevo vedere dei nemici. Ma non so se li vedremo. Except for her, it seems.
Ok, no, funziona. Bisogna fare anche il doppio salto, cioè veramente tosta adesso, eh. Ok. Tosta, 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 tosta questa. Ok. Vai, vai, là. Niente nemici comunque. Ormai li vedremo prossimamente, credo. Niente, mi fa ripartire qui. Ragazzi, io vi chiedo, fatemi sapere che cosa ne pensate. A me ha divertito, mi ha fatto venire un po' d'ansia, mi ha dato un po' le vertigini. È veramente carina come cosa, perché avete anche solo quei 5 minuti, provate ad andare avanti, a superare il nuovo livello, il nuovo... È bello, bello, vi stimola tantissimo i riflessi, la prontezza. Non è sicuramente un gioco per tutti, ma è un gioco sicuramente fatto bene, tecnicamente fatto bene. Quindi ora attendo il vostro parere qua sotto nei commenti. Ringrazio ancora una volta 505 Games per avermi dato questa opportunità e alla prossima. Ciao ciao!